Quick clicco per guadagnocolblog.it. Oggi vediamo come caricare di visite il nostro sito web. A me non piace dare dei titoli altisonanti ai post e poi non dare dentro realmente del contenuto reale. Perciò quello che starai per ascoltare è veramente qualcosa che ti potrà cambiare il tuo modo di pensare. Sono cose magari che già conosci, ma dette in un altro modo ti potranno aprire veramente nuovi orizzonti. È veramente possibile dare tantissime visite al tuo sito web o al tuo blog in pochissimo tempo e ottenere subito risultati, guadagni o vendite. Ovviamente ciò capirai bene che non è possibile attraverso Google, perché Google, prima che ti indicizzi, ha bisogno del tempo, prima che ti fa entrare nella sua SERP ha bisogno di tempo, prima che ti posizioni per diverse parole chiave hai bisogno di tempo, anche tu hai bisogno di tempo per stendere articoli, guide, eccetera. Quindi c'è bisogno di tempo. Dopo un anno Google inizia a farti, ma anche prima, inizia a farti stabilizzare, tu sai che il tuo sito fa allora 100 visite al giorno, piuttosto che 500 visite al giorno, 1000 e così via. Quindi è un lavoro veramente lungo, ma che dà i suoi frutti, perché tu poi puoi prendere, andare in vacanza per 6 mesi e le tue 1000 visite al giorno, se prima le facevi, li farai sempre. Ovviamente è sempre meglio non rimanere inattivi per un periodo di tempo troppo lungo, perché questo potrebbe insospettire il motore di ricerca e far capire: ah, ok, allora ha abbandonato tutto, allora facciamolo scendere all'interno delle classifiche. Questo non deve mai accadere. Invece il metodo che ti sto per dire oggi è un metodo che appunto io ti do gratuitamente, mentre alcuni appunto vendono degli ebook su questi metodi, perciò apri bene le orecchie. Io ho pubblicizzato da un po' di tempo pennaoro.com, che è il mio sito web pay to write, ovvero un sito che ti paga per scrivere. Inizialmente era un sito che pagava con AdSense, però poi abbiamo visto, io e il mio socio Anthony, che non ci sono tantissimi scrittori, tu pensa che sono pochi quelli che conoscono Google AdSense in effetti, e quindi abbiamo deciso di pagare per visite. Quindi tu scrivi, più visite fa il tuo articolo, più ti guadagniamo, più noi ti paghiamo. Ovviamente noi paghiamo di meno rispetto a quello che riceviamo. Se per esempio col tuo articolo di 1000 visite noi guadagniamo 2 euro, noi ti paghiamo 1 euro, e quindi questo è un meccanismo che ci permette di tenere il sito aperto, coprire i costi di gestione, eccetera eccetera. Ora c'era bisogno di implementare le visite a questo sito, e attualmente posso mostrarti anche gli screenshot. Il sito si aggira sulle 1500 visite al giorno ed è un sito che è aperto da nemmeno 15 giorni. Quindi 1500 visite al giorno, ieri c'è stata la punta di 1700 visite. Com'è possibile ricevere così tante visite in così poco tempo? Beh, bisogna sapere che innanzitutto non esiste solo il buon Google. Google, te l'ho detto, va bene se arrivano visite naturali attraverso le ricerche che fanno gli utenti. Ma tu puoi avere visite di qualità e subito attraverso i social network. Sono sicuro che conosci Facebook, che conosci Twitter, che conosci Google Plus. Avendo delle cerchie di conoscenze all'interno di questi social e condividendo gli articoli su questi social in modo strategico, potrai ottenere tutte queste visite. Ebbene sì, noi non abbiamo fatto altro che condividere sui social network. E se noi andiamo a monitorare Analytics, la maggior parte del traffico arriva da Facebook, in particolare dalle pagine Facebook, dai gruppi di Facebook. Per esempio, abbiamo pubblicato qualche giorno fa un video dove c'è il figlio di Totti che gioca a calcio, con un titolo particolare e accattivante, e l'abbiamo pubblicato ovviamente su tutti i gruppi e le pagine che parlano della Roma. Ecco, quell'articolo ha fatto più di 2000 visite in 2 giorni. Ecco, quindi le visite possono arrivare anche in questo modo, non è spam, perché se tu ti iscrivi nel gruppo della Roma dove si parla di calcio e della Roma e pubblichi un video inerente alla Roma, credo che siano più contenti tutti gli utenti di vedere questo tipo di movimento. Quindi sta funzionando veramente così, e sono sicuro che se anche tu incentri una strategia del genere può funzionare. Quindi non è proprio assolutamente vero che creare dei siti generalisti non porta poi dei risultati, certo.
Creare un sito di nicchia ti permette di creare un prodotto di nicchia, di avere degli utenti di nicchia e di vendere, poi di riuscire a concretizzare di più. Mentre un sito generalista invece ti permette di guadagnare con i sistemi di affiliazioni più generali, con le pubblicità e quindi di impostare il tuo business soprattutto sul numero di visite uguale al numero di guadagni. Perché sostanzialmente questo è il web, no? Più visite, più guadagni. E quindi quella volta in cui pennaoro.com crescerà ancora, noi potremo aumentare e vendere direttamente gli spazi pubblicitari, perché una volta che un sito fa anche 5-6 mila visite al giorno, io credo che è un sito abbastanza potente che può permettersi di vendere spazi pubblicitari. E quindi questa sarà la strategia di monetizzazione di Pennaoro nei prossimi mesi. Io spero che questo articolo ti sia stato d'aiuto, come visto è tutto monitorabile e se hai qualche domanda lasciami un commento qui sotto, seguimi su guadagnocolblog.it, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Cricco!